ci lascia un vuoto molto grande, molto grosso e cosa dire? Lei avrebbe reagito in un certo modo a questo punto, ma io non me la sento perché mi fa veramente male la perdita di Mariolina. L'ultimo saluto a Mariolina De Fano nel cuore del quartiere Libertà, nella Chiesa del Redentore. Mariolina ha riunito tutti, tanti artisti, tanti attori baresi, ma anche tanti cittadini comuni. Una brava artista, ma anche una grande donna, la voce comune. A quanta gente ha dato il sorriso sulle labbra, ha fatto le lacrime aperte? A quante persone sono andate, andiamo ad ascoltarla, andiamo a vedere Mariolina, passiamo due ore così, spensierate, lasciamo i pensieri, di tristezza che ci stringono in questi giorni, in questi anni, e sempre andiamo a distrarci un po' a fare due risate con lei. Quando vide me, perché ho iniziato il 91 a recitare al Barium, di Schmackhead, che cosa vuole? Gianni Ciardo, lo stesso di Schmackhead, vuole fare Mariolina De Fano. Alla fine no, è genetica, ma non siamo parenti, anzi, è come se lo fosse e la piango come la mia mamma. Se ne va un altro pezzo della città di Bari. Era una grandissima persona. Bari si può dire che ha perso un altro pezzo di artista. Abbiamo perso una grande attrice, una brava donna. Niente, guarda, non ho parole. Non è passato un mese dalla morte di un altro amico, Teodosio Barresi. Piano piano ce li stanno togliendo tutti. Ciao Mariolina.